Ecco come registrare gratis il vostro schermo oppure fare una live streaming su YouTube piuttosto che su Twitch o altri servizi. Open Broadcaster Software è il software che oggi andremo ad analizzare e permette di fare streaming e registrazioni in modo gratuito ed è open source. Concentriamoci sulla OBS Multiplatform, che è l'ultima sviluppata. Altrimenti c'è anche la OBS 657 che è 64 bit, ma non verrà più implementata più di molto, in quanto ci si concentrerà su quest'ultima. Questa è l'interfaccia. Chiudiamo. Questa è l'interfaccia. Ora voi avete la possibilità di creare più scene. Quindi, scene collection, io ce l'ho in inglese, ma potrete impostarlo in italiano, e fate nuova. Gli date la scena, ad esempio, tutorial. Ora io non la farò, altrimenti mi uscirà da questa. Ma potrete tranquillamente cambiare nel caso volete impostare, avere delle impostazioni per le live, delle impostazioni per le registrazioni, per un gioco, per un altro, o ancora per live streaming di diversi canali. Quindi potrete switchare. Io senza titolo, ma creerò poi YouTube 1 e YouTube 2, che ho due canali. Quindi avranno due diverse impostazioni, due diverse chiavi per poter fare la streaming. Ora è diviso in scene. Io ho impostato la scena tutorial per questa occasione, ma potrete tranquillamente crearne altre. Creerete scene, ed esempio tutorial 2, o ancora gioco, quello che volete. E potrete cambiare tra una e l'altra durante la registrazione, ed è molto comodo. Come sotto cartella, quindi sotto scene, potete impostare le sorgenti che potranno essere diverse da una scena all'altra. Quindi sorgente, aggiungiamo una nuova sorgente. Io qui ho utilizzato cattura alla finestra, quindi Windows Capture. Utilizzo questa in quanto è comoda, comoda, perché vi permette di scegliere quale finestra registrare. Ad esempio, utilizzo Blender, che è molto leggero. E gli do Windows Class, quindi classe della finestra, per prenderlo come riferimento. Oppure potete usare l'eseguibile o il titolo a seconda di ciò che avrete e se vi si bloccherà per vari motivi. Magari avete un programma che apre più finestre con lo stesso nome, allora utilizzerete il titolo oppure Windows Class, oppure se volete registrare qualsiasi finestra di un programma, utilizzerete il nome dell'eseguibile, se viene creato un eseguibile univoco. Ora, è importante che voi impostiate Capture Cursor nel caso volete registrare un tutorial. Nel caso di un gioco non è detto, ad esempio su OSU non è necessario Cursor Capture in quanto viene già generato. Ma in questo caso ci serve e Multi Adapter Compatibility è indispensabile nel caso voi abbiate una SLI o comunque se abbiate più schede video. In questo caso, se non lo selezionerete, non avrete successo nella vostra registrazione. Diamo l'ok e si creerà. Comoda, cancelliamolo. Non è necessario. Ok, e avete la nuova sorgente. Ora avete anche la possibilità di aggiungerne più di una. Quindi aggiungete ad esempio un'immagine. Ora io l'ho già creata e per l'occasione switcherò scena, quindi Blender, che è quella che di solito utilizzo. E ho creato l'immagine Snapchat. Vedete qui in basso che io ho aggiunto un'immagine. Posso allargarla, diminuirla, spostarla durante la registrazione o durante la live. Se avete un piccolo logo vostro potete inserirlo qui. Ora io lo disabiliterò e andrò a illustrarvi altre impostazioni, quindi settings. Potete impostare la lingua, inglese, italiano, come preferite. Io sono più comodo con l'inglese. Il tema, se lo volete, che altrimenti è chiaro, io ho impostato scuro, così risparmio energia. E andiamo subito su output, perché oggi ci concentreremo su come registrare lo schermo. Quindi output, registrazione, recording. Ora queste impostazioni non posso cambiarle in quanto sto registrando, ma avrete il tipo che può essere standard oppure, ad esempio, se avete installato FFmpeg, avete FFmpeg, potete scegliere quello che preferite se li conoscete, altrimenti standard. Il percorso di registrazione io utilizzo un SSD, così mi permette più dinamicità e posso registrare senza dover pensare troppo alla, diciamo,
le dimensioni, la velocità di scrittura o altre problematiche degli hard disk. Poi avete la possibilità di generare nomi senza spazio, se vi genera problemi, e il formato di registrazione, quindi avete molteplici, ma io ho valutato che il MOV per il mio computer, per i miei programmi, è quello più confortevole, anzi è l'unico che Premiere riesce a leggermi. Quindi io utilizzo il MOV. Potete scegliere anche diverse tracce audio. Ad esempio il MOV lo supporta e potete registrare su più scompartimenti audio. Quindi avrete, ad esempio, quando potete scegliere la lingua, quindi italiano, inglese, se avete più dispositivi che catturano, potete scegliere dove andare a dove dirigerli. E quindi poi separarli. Io utilizzo una sola traccia, quella della webcam, e la traccia 1. Ecco qua, su audio potete impostarle. Quindi io ho impostato che è 320 di bitrate, la 1. E poi ne ho impostata anche un'altra, che è la traccia 2. La utilizzo per i streaming, perché è una connessione veramente schifo, per non dire altre parole. E utilizzo un 64 bit, perché un 32 è veramente inascoltabile, se non utilizzerei quello. E quindi su streaming, ad esempio, vedete che io ho impostato traccia audio 2. Ma per le registrazioni 320 andrà benissimo, tanto non devo trasmettere. Poi encoder X264, sostanzialmente l'H264, quindi il formato classico di tutti i dispositivi. Riscala l'output? No, non mi interessa, mantengo il Full HD, che per quando faccio le live invece io seleziono, come potete vedere, 372x296, il peggiore possibile. Questo è anche impostabile da video, anzi, conviene impostarlo più da video che da output, in quanto penso che sia un bug. Lui, il programma, fa riferimento prima a video e poi ad output. Quindi, se qui avete impostato un output riscalato, e qui avremo che te lo registra in effetti a dimensioni inferiori, qualsiasi sia il tuo purpose, il tuo obiettivo. Quindi, anche se è una live streaming piuttosto che una registrazione. Io preferisco impostarlo uguale per evitare problemi, quindi quando faccio le live qui rimane su 279, comunque la risoluzione più bassa, e quando registro tengo 1920-1080. Qui potete anche scegliere il renderer, quindi OpenGL o DirectX mi sembra, comunque quello che avete, e la risoluzione del canvas, quella base, che di solito io le imposto uguali. Per sicurezza, perché a volte ci sono dei bug, se in un programma open source sono molto frequenti, quindi già fa un po' un attimo attenzione a volte. A parte questo, se impostate bene, fila liscio. Downscale, quindi come viene riscalata l'immagine nel caso facciate un output riscalato. Io tengo un 16 samples, così ce la fa il mio computer, altrimenti non ce la farebbe. Custom frame per secondo, io tengo 30 FPS, ma di solito per i gamers so che usano 60 o addirittura 120, ma il mio computer sarebbe lì in un angolino a rattristarsi perché ho utilizzato un FPS troppo alto, quindi non registrerebbe neanche. Audio, potete anche qui settare i vostri devices di registrazione, e enable push to mute non li uso, vuol dire che quando clicchi puoi selezionare di eliminare uno dei due a seconda di. Sinceramente non ho mai utilizzato questa funzione. Preferisco piuttosto cancel. Preferisco piuttosto andare qua sul mixer audio e utilizzare questa funzione. E quindi in questo caso non si sente. Ho audio desktop. Audio desktop è quello che sentite nel desktop, quindi non nel microfono. Ora io non ho musiche impostate, ma se facessi partire una musica sentiremmo la musica, e se io disabilitassi il microfono sentiremmo solo la musica, ma non dalle casse, perché potete anche averle spente, ma dal computer direttamente. Quindi è molto comoda questa funzione, soprattutto per i gamers. E quindi probabilmente voi utilizzerete proprio tutte e due in contemporanea. Oppure, se avete problemi di copyright e volete disabilitare l'audio del gioco, semplicemente così. E vi mettete la vostra radio in sottofondo o le vostre tracce. Ora, no, qui disabilitato. Settings. Torniamo su Output. Output Recording. E torniamo su Custom Mixer Setting. In questo caso io non ho messo niente, nessun settaggio personale, anche perché non mi intendo molto di programmazione, quindi evito.
Il bitrate è quanto volete registrare, quindi 15 megasecondo, e nel mio caso utilizzo l'SSD, quindi va benissimo. E potete, qui ci sono un attimo di gioco da fare, perché partiamo, il bitrate 15.000 per un HD va benissimo. Se registrate però a 60 fotogrammi al secondo, probabilmente questo sarà meglio metterlo su 30.000, circa 25. Io tengo 15.000, ma questo bitrate è il massimo che registrate, sostanzialmente, è la media. Voi, se volete registrare in una qualità più alta, mettete un bitrate più alto. Se volete registrare in una qualità che il computer vi regge, tenete una qualità più bassa. Ma comunque fate sempre riferimento a custom bitrate. Quindi, se voi disabilitate questa funzione, cosa che io ho paura a fare perché potrebbe cambiare tutto mentre sto registrando, voi avete la possibilità di scegliere il Constant Rate Factor, CRF, che troverete una volta disabilitata questa casellina. Avete la possibilità di sceglierlo, quindi quando sarà a 0 avete un formato lossless, quindi senza compressione, mentre quando utilizzate, mi sembra, un massimo di 51, avete una qualità schifosa, a prescindere dal bitrate che avrete scelto. Io utilizzo constant bitrate. Il constant bitrate vuol dire che io l'ho scelto, questo è sempre 15.000 e non cambia mai. Al massimo è regolato in modo automatico la compressione, ma il bitrate è 100.000, è 15.000. Se io voglio impostare 100, che è il minimo, io imposterò 100 oppure di più, ma lo scelgo io. Quindi consiglio di tenere abilitata custom bitrate, soprattutto per le registrazioni, in quanto avete un computer che lavora in modo più leggero. Ora, intervallo dei keyframe io tengo automatico, non mi interessa impostarlo. Custom buffer size possiamo impostare un buffer size, che significa che quando supererete i 15.000 lui terrà un buffer. Io ho messo il doppio, quindi altri 15.000 di buffer, e utilizzerà quelli nel caso avete delle scene in movimento che necessitano di più elaborazione. Io ho disabilito 15.000 per la registrazione di uno schermo fermo in tutorial, è ottimo, quindi lo manterrò. L'uso della CPU, io utilizzo Superfast. Perché? Perché è un vecchio computer e non mi regge. Superfast è quello che state vedendo ad ora, quindi è tranquillamente guardabile. Ma ovviamente placebo sarà migliore, ma gli servono dei supercomputer che non so chi ce li abbia. Sostanzialmente la media per un computer odierno dovrebbe essere quella più comoda. Profilo, se avete un 64 bit siete legati ad AIG. Se utilizzate l'altra versione del software, se utilizzate la multiplatform potrete anche scendere, in quanto è un 32 bit e il main va benissimo, soprattutto se state usando anche un 60 fotogrammi al secondo. Non ho mai registrato 60 fotogrammi al secondo, ma si dice che è meglio tenere alto. Se tenete main, non avete una gran qualità. Poi tune. Avete la possibilità di dare una modifica, un pompaggio alla vostra registrazione a seconda di vari fattori. Io tengo zero latency per le live, ma per le registrazioni non gli do nessun pompaggio. Variable frame rate significa che quando avete uno schermo fermo, lui utilizzerà un frame rate inferiore, mentre quando sarà più scene in movimento, ad esempio, ne utilizzerà uno superiore. Io per le registrazioni non lo utilizzo. Perché? Perché poi vado in post-produzione e taglio io, piuttosto gli do io un valore, ma preferisco che mantenga una costante qualità di 15.000 di 15 megasecondo, piuttosto che dargliene una variabile che mi registra magari laggando. Quindi, non essendo una live, l'ho disabilito. Opzioni DirectX 264, ce ne sono varie. Io so che ce n'è una per tagliare tutto ciò che è inferiore a una certa qualità, e quindi sarà più leggero il computer e avrete comunque una registrazione che non sarà di 1000 giga. Ma io, non, come al solito, non conosco tanto in programmazione, quindi questa parte la salto e sto nel default, nel base. Ora, quello che è molto
molto importante che voi testiate prima di registrare, in quanto voi provate a impostare prima una slow, anzi fate un test, mettete placebo. Noterete che quando fate partire la registrazione, voi prima che vedete nella cartella dove avete deciso di salvare il file, prima che vedete apparire il file, che passano 10-20 secondi perché deve ancora elaborare, quindi avrete una qualità veramente, veramente... insomma, che ci dovete pensare? La qualità sì, sarà buona, però non è detto che non vi si pianta tutto e vi crasha. Quindi tenete una media per iniziare e se il file vi si crea, mettete la cartella di fianco, se il file vi si crea entro 2 secondi, bene. Se ne impiega più di 2, inizierete ad avere, potete avere dei problemi. Quindi con super fast o ultra fast mi sembra un po' esagerato, ma super fast noterete che il file vi si crea subito e che non avete problemi dopo col file, quindi non avete parti in cui si bloccano, che salta l'audio e potete stare tranquilli. Ora, se voi impostate, non mi ricordo se ho già detto, un CRF, quindi un constant rate factor a 0, lui darà priorità al constant rate factor piuttosto che al bitrate, mentre se imposterete un massimo, cioè se lo disabiliterete, voi avete sempre il bitrate in primo piano. Ora, abbiamo completato il tutorial e schiacciamo stop. No, sbagliato, sbagliatissimo. Noi noteremo che quando clicchiamo stop taglia 1 minuto, 2 minuti di quello che abbiamo registrato a seconda della durata del video. In questo caso credo di aver fatto 16 minuti e 20. Wow, abbiamo impiegato un bel po' di tempo. E quindi io aspetterò prima di cliccare stop. Voi lo vedrete stoppato subito, ma io prima di cliccare stop aspetterò per sicurezza 2 minuti. Quindi aspetterò qui di arrivare a 18. Così sono sicuro che mi ha salvato tutto. Altrimenti lui taglia a seconda della scelta che abbiamo fatto. Placebo, probabilmente voi registrate 10 minuti e lui taglia a 30 secondi. Quindi avete 30 secondi di registrazione soltanto. E invece quando ottenete ultra fast, magari schiacciando subito stop recording, voi avete subito la registrazione, ma con una qualità schifosissima. Io tengo una very slow e aspetto 2 minuti. Beh, se registro 1 minuto, aspetto magari 30 secondi. In questo caso proviamo e testiamo, non voglio perdere parti importanti. Io sono Francesco Yoshi, se vi è piaciuto il video un bel pollicione in su, se vi è stato utile anche, e se invece trovate che abbia detto delle grandissime castronerie, ebbene, in quel caso scrivetemelo nei commenti per favore, che così so anch'io di aver sbagliato. Poi, se volete altri tutorial, beh, chiedete nei commenti e io cercherò di esaudire i vostri desideri. Sono Francesco Yoshi, vi saluto al prossimo tutorial. Ciao! Quasi mi dimenticavo, potete scegliere le sorgenti di impostarle a un piano superiore o inferiore. Ad esempio, se io voglio che Snapchat sia inferiore, ecco, vedete che verrà oscurato dalla mia finestra di Blender, mentre nel caso io volessi che questo fosse proprio in primo piano, ecco, la metto qui. Quindi l'ho alzata al massimo come i layer di Photoshop, se utilizzate Photoshop o qualsiasi altro programma. E ora è veramente tutto. Vi saluto. Ciao.